Al quinto dall'Atalanta, cross millimetrico di Paciullo e conclusione di Libero Sottili. Un mini campionario, stavolta di uscite non certo felici di Lorieri, al 12° su cross di Nicolini, al 24° su angolo dalla destra di Perrone. Al 28° Stromberg mette in movimento Paciullo, cross in corsa per Caniggia che stacca da solo in area, graziato così Lorieri. L'Atalanta finisce sotto ritmo il primo tempo e sono dell'Ascoli le opportunità migliori. Al 43° Benetti di testa impegna Ferron, 100 presenze in Serie A per lui oggi. In pieno recupero il tedesco Birov stacca in area, brividi per l'estremo nerazzurro. Al quarto della ripresa Ascoli in vantaggio sugli sviluppi dell'azione per Pierleoni, Birov, Verwoerd che pesta per Golizzi, smarcato in area neroazzurra. Poi c'è questa punizione di Bianchezzi all'11°, l'Atalanta si scuote dal suo torpore, osservate quella manovra che porta al pareggio, Perrone in area tutto da solo, tre avversari saltati, Lorieri si oppone ma è gran gol che merita di essere rivisto. Ecco Perrone e la sua conclusione di sinistro, nulla da fare per Lorieri, in pratica la partita finisce.